noi per inaugurare questa bella mostra che in collaborazione è stata la nostra sovrintendente a fare tutto, ringraziamo il Comune che ha messo a disposizione questo bellissimo palazzo. Abbiamo voluto organizzare nell'ambito delle celebrazioni del 2 giugno. Quest'anno sono state all'insegna della sobrietà dell'aspetto di più, ma non potevamo non celebrare il 2 giugno, che è una data fondamentale della nostra storia, la fondazione della Repubblica, che va a segno di qualsiasi situazione celebrata. Grazie per questa presenza, grazie per che cosa vuole essere questa mostra. Vuole essere da un lato vuole rendere fruibili alla collettività un patrimonio archeologico di inestimabile valore che è costituito da tanti reperti che sono stati sequestrati dalle forze di polizia e poi confiscati, e quindi vuole anche essere un riconoscimento alle forze di polizia per l'attività che ogni giorno svolgono al servizio della collettività. Io mi fermo qui perché so che il tempo è poco, cedo subito la parola alla dottoressa Mazzani. Grazie. Benvenuti, benvenuti tutte le autorità, soprattutto benvenuto a voi, Presidente. Io ne approfitto, anche se siamo per inaugurare una mostra, però le volevo porgere il ringraziamento di questa città che ci ha fornito lei personalmente, il governo che rappresenta l'occasione di questa emergenza che abbiamo vissuto, l'emergenza acqua. Un momento in cui praticamente è venuta fuori tutta la dignità dei ragusani, la compostezza, ma anche l'unione, la coesione tra le varie istituzioni, siamo stati tutti molto compatti. E quindi unione e coesione sono due argomenti, due simboli di questa festa della Repubblica, quindi pare perfetto concludere con questa giornata. Un ringraziamento particolare va al sovrintendente della Linea, al prefetto che l'ha fatto sua, e io vi auguro ora chiaramente che sia una buona visione e spero veramente che questa mostra abbia un successo almeno proporzionale proprio all'entusiasmo che ci hanno messo tutti quelli che hanno collaborato. Grazie. Io a nome della provincia do il benvenuto al Presidente e devo compiacerla con il signor prefetto, che è stato un buon organizzatore di questa cosa in più rispetto alle ordinarie feste della Repubblica che nel passato sono state celebrate. Io sono un po' anzianotto, non ricordo mai che si è accoppiata una manifestazione di grande cultura come questa con la festa della Repubblica. Quindi grazie Eccellenza perché lei ha voluto dare questo, come dire, questo omaggio alla nostra popolazione, e grazie al Presidente che anche qui forse è bravissimo, il Presidente è venuto qua, e quindi grazie per essere qui. Intanto buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questa celebrazione, a questa manifestazione che Sua Eccellenza il Prefetto ha voluto farla inserire tra le manifestazioni e gli eventi di questa particolare giornata. Ha voluto accogliere l'idea mia del direttore del museo interdisciplinare, l'architetto Giovanna Susana, del direttore del Parco Archeologico di Cavarina, il dottore Giovanni Di Stefano, che ringrazio perché sinergicamente abbiamo portato avanti questa, posso dire, operazione in nome della legalità. Il nome della legalità è la denominazione che abbiamo voluto dare a questa mostra. Chi poteva inaugurarla se non che il Presidente della Regione Siciliana, che ci ha onorato con la sua presenza, ma lui che si è sempre battuto appunto per far affermare la legalità di ogni azione. Il nome della legalità che raccoglie tutta una serie di reperti che sono stati confiscati, prima sequestrati dalle forze dell'ordine, poi definitivamente confiscati, che sono stati sottratti al mercato antiquario, soprattutto lottando anche con la mafia dell'archeologia, devo dirlo con grande coscienza. Sono oggetti particolari delle più varie specie, ceramiche, bronzi, monete. Ognuno di questi ha un interesse archeologico straordinario, non storico, perché non conosciamo il contesto di provenienza, però a tutti questi oggetti abbiamo voluto dare una carta d'identità, ossia intanto la denominazione giusta,
la collocazione cronologica, per cui oggi la consegniamo alla pubblica tradizione, volendo esaltare l'azione che sempre hanno fatto le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, il gruppo tutela patrimonio artistico, perché hanno sempre lavorato a contatto con gli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale. Io devo però fare dei ringraziamenti, consentito da parte, al commissario della provincia regionale di Ragusa, l'avvocato Giovanni Scasso, all'amica commissario del comune di Ragusa, la dottoressa Margherita Rizza, a tutti gli organi militari, senza la cui azione oggi non avremmo avuto neanche questa possibilità di fare la mostra, e poi ancora agli uomini dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, della Finanza, della Protezione Civile. Permettetemi ora di ringraziare il personale che ha collaborato in maniera attiva e fattiva a questa iniziativa, a cominciare intanto da Carmelo Briscione, che è responsabile dell'unità operativa beni archeologici, al dottore Saverio Scerra, che è l'archeologo della sovrintendenza e che ha coordinato un folto numero di archeologi che in maniera spontanea e disinteressatamente hanno lavorato perché la mostra si realizzasse. E ringrazio anche intanto Carmelo Mosche, che è restauratore, Mario Russo, che si è sacrificato in maniera veramente oltre ogni limite, Lavinia Sole, Nicoletta Di Carlo, Giuliano Chipinti, Rita Di Martino e Andrea Scifo. A questi aggiungo Bruno Lucenti, Franco Venuti, Carlo Giunta, Raffaele Scasso, Fiorenzo D'Antoni, Gino Caruso, Paola Marci, Giovanni Elia, Margherita Rossini. Gli altri del museo vi ringrazierà l'architetto Giovanna Susa e nel parco invece il dottore Di Stefano. E voglio dire, questi sono tanti nominativi, ma nominativi importanti perché sono tessere importanti, tasselli di un mosaico e di un assetto che è rappresentato dai nostri istituti e dalla sovrintendenza, che da poco tempo, da quando il presidente della regione siciliana e l'assessore Margherita Sgarlata e il dottore Gelardi mi hanno voluto, ha coordinato, e io porterò avanti con grande fiducia, con la stessa fiducia che loro hanno riposto in me, con correttezza, rigore metodologico e soprattutto legalità, che deve appunto contraddistinguere l'azione di ogni istituto dell'amministrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, grazie Presidente di essere qui oggi. Ha già detto molto la dottoressa Pambini. Il Museo Archeologico Ibleo ha voluto mettere in mostra questi reperti che sono purtroppo da anni nei depositi, sono reperti dagli anni 70, sequestri degli anni 70, 80, 90, sono dei sequestri che provengono dal grosso lavoro fatto dalle forze dell'ordine e sono dei pezzi importanti, alcuni se ne conosce la provenienza e questo per certi versi è importante perché vedete, i pezzi archeologici non è soltanto il fatto di perdere di un valore storico, archeologico, un pezzo vero o vero, ma quello che la decontestualizzazione del pezzo, cioè quando c'è uno scavo clandestino non si perde semplicemente il valore del pezzo, si perde quello che è il contesto del pezzo, il conoscere il sito, il conoscere la giacitura, la stratigrafia del pezzo, cioè quello che è il valore storico del pezzo. Il combattere le forze dell'ordine, il fatto di combattere questa come si può dire, questo commercio sommerso è così importante. Scusate, sono un po' emozionata perché non sono molto abituata. Ringrazio semplicemente tutti. Quando si parla poi in tanti, Presidente, finiamo per essere un po' noiosi nei confronti di tutto il pubblico che invece, come ovviamente le autorità e il Presidente, vogliono subito vedere la mostra, dunque credo che dobbiamo lasciare spazio a vedere questi straordinari reperti in nome della legalità, in nome della scienza.
perché il lavoro che è stato fatto, Presidente, è un lavoro che non solo rende merito e giustizia a quanto hanno fatto le forze dell'ordine, ma da non so quanti decenni. Io mi sono permesso di monitorare già nel 1997 questo enorme lavoro, ma il valore aggiunto di questa mostra, io spero che possa almeno arrivare nelle tue mani, il valore aggiunto di questa mostra è l'aver dato dignità scientifica a questi reperti che altrimenti sarebbero rimasti chiusi e addirittura sarebbero in qualche maniera rimasti come oggetti forse di arredamento. Ecco, questi oggetti oggi hanno recuperato una storia, perché questi oggetti ci raccontano dai piccoli reperti della vita quotidiana ai vasi decorati, ci raccontano in qualche maniera la loro collocazione cronologica, il loro utilizzo nell'ambito delle civiltà che sono in qualche maniera qui stratificate in questo territorio che è pieno di storia, un territorio che gronda di storia, un territorio che ha una propria unicità e quindi anche da questo angolo di visuale noi vogliamo, credo, con forza affermare questa dignità storica di questo territorio. Presidente, credo che vogliamo vedere la mostra. Buonasera a tutti, anch'io accolgo l'invito alla brevità, anche perché quando si partecipa a eventi di questo tipo si vuole avere il piacere dello sguardo, del vedere le cose, e quindi bisogna rispettare questa voglia di emozionarsi nel vedere cose che rappresentano la nostra storia, la nostra cultura. Però guardate, la mostra oggi ha un valore simbolico troppo importante per non soffermarsi qualche minuto proprio su queste questioni. Io voglio ringraziare con sincerità il padrone di casa, che ho conosciuto la dottoressa Bambini, ma poi anche il commissario della città e il commissario provinciale e il prefetto che hanno pensato a questa mostra e hanno lavorato tutti insieme. Ma voglio ringraziare non solo gli allestitori, ma innanzitutto le forze dell'ordine, che sono quelli che per questi temi li hanno recuperati, perché noi parleremo oggi di qualcosa che non esiste. Allora, scegliere una data come questa, e io ho scelto oggi di partecipare a Ragusa, l'unica tipo città dove vengo nella forma ufficiale di Presidente della Regione, per celebrare il 2 giugno, che è la festa della nostra Repubblica. È un momento troppo importante, perché se noi mettiamo insieme la battaglia per la legalità, ma mettiamo anche il valore delle nostre radici, della nostra storia, scopriamo l'importanza, l'interesse e l'attualità di una battaglia che ci fa essere orgogliosi, oltre che essere ebrei, ma anche di essere siciliani, anche di essere italiani. Non sottovalutiamo il valore di questa mostra, riconducendola solo alla grande storia di questa zona della Sicilia, perché guardate, la Sicilia, non c'è un angolo della Sicilia che non trasuda di questa storia e che non trasuda di una storia antica. Poi ci sono, magari questo luogo è stato più rispettato che altri nella sua identità. Io penso a questi muretti che sono nelle campagne, che disegnano ancora un paesaggio incontaminato, che sono veramente qualcosa di bello, delle realtà che magari altrove sono state trattate peggio. Questo anche per, se vogliamo, anche per la naturale storica mitezza dei ragusani, che giustamente Lavagna definiva in altri tempi come provincia papa, proprio come realtà che invece si legava profondamente allo Stato e ai valori della legalità, che noi pensiamo che siano invece i valori importanti, che questi valori negli ultimi anni purtroppo sono caduti anche molto in disuso, e dobbiamo combattere anche continuamente per ritrovare queste parole. Per cui questa mostra ci fa sentire orgogliosi di essere ebrei, ragusani, come si
preferisce, siciliani, ma consentitemi anche italiani. In un giorno in cui, in una società dove molto spesso questi valori vengono messi da parte, invece che noi dobbiamo ritenere sempre come valori importanti.